sono Benji e Fede, due musicisti che fanno impazzire i teenagers di tutta Italia. Allora buona fortuna, quanto costa la felicità. L'anno scorso, con la complicità di Benji, abbiamo fatto uno scherzo a Fede. Gli abbiamo rubato l'auto nuova di Zecca dal parcheggio di un ristorante. Sì, la macchina te la do io, perché devi darla a un altro? Fede era impazzito. Ma chi la fa l'aspetti? Fede, che bastardate hai pensato per fargliela pagare a Benji? Se qualcosa va storto sul disco, lui impazzisce. Bene, pochi giorni prima dell'uscita del disco, Benji e Fede hanno organizzato un incontro con i loro amici più fidati per ascoltare in anteprima le canzoni dell'album. Ed è lì che scatterà il nostro piano. Eccoci nella sala d'incisione dove tra poche ore è previsto l'ascolto del disco. È qui che incontriamo gli amici che Benji e Fede hanno convocato per giudicare il loro tanto sudato lavoro. C'è Alessio Bernabei. Noi siamo infinito. Rocco Hunt. E c'è Fred De Palma. Insomma, tutti cantanti esperti e tutti istruiti da noi a stroncare una a una tutte le canzoni del disco. Eccoli che arrivano. Sulla porta della sala di registrazione, Benji e Fede abbracciano i loro colleghi. Una volta entrato nello studio, Benji fa capire di aver fatto un capolavoro. Come mai la riga spacca? Noi ci abbiamo messo un anno e mezzo, però siamo soddisfatti, capito? Bene, a questo punto Benji ci tiene a fare una precisazione. Siate sinceri, nel senso che io preferisco sentirvi dire, raga, il pezzo è... ci sta, però casomai non spaccherà. Se non vi piace, cioè non dovete accontentarmi, sì. Capito? Solo perché siamo amici. Vi diciamo la nostra, dai. Amicizia, perché amicizia, perché non siamo qua, cioè, sì. Beh, se lo dici tu. Questo è il foglio che il nostro complice Fede ci ha consegnato poco prima dell'inizio dello scherzo. Ci sono alcune delle canzoni dell'album e per ognuna di esse Fede ci ha scritto le cose che fanno più incazzare Benji. Partiamo con la prima. Benji è carichissimo. Dopo mesi e mesi, per la prima volta, sta per condividere con qualcuno il frutto delle sue fatiche. E con che gioia mostra il nuovo nato ai suoi amici. A proposito di questi amici, Fred De Palma avrà come unico scopo quello di stare al telefono per tutta la durata dell'ascolto. Una cosa che, potete immaginare, non fa molto piacere. Infatti Benji se ne accorge e non è affatto contento. La canzone è finita. Secondo quanto ci ha confidato Fede nel famoso bigliettino, questo è il pezzo che Benji ritiene la hit dell'album. È molto orgoglioso anche della sua tematica, la vita è come un film. Vediamo cosa ne pensano i suoi amici. Com'è, raga? Diciamo, il fatto del film, la mia vita come un film, forse già un qualcosa di... non lo so. Però la prima tematica avrei usato qualcosa sì, più di... Sì, il film è molto usato... Non la sento proprio una hit. Ma come non è una hit? Benji è demoralizzato. Ma poi, con un colpo d'orgoglio, li sfida. Raga, voto. Ah, partiamo proprio così? Dai, oh, frate, cioè, siamo sinceri. Non subito sul... Per me è 5, raga. 5? Benji è incredulo. Come 5? Forse è il caso di togliersi il sorriso dalla faccia. Per me è 5, per te, Ale? 4,5. Niente, pure Alessio è stato lapidario. Benji si comincia a preoccupare. Ma forse c'è ancora una speranza. Fred, un voto mi stai chiedendo? C'è un voto da 1 a 10. Sì, Fred. Cosa ne pensi? No, bro, guarda, veramente. Andiamo bene. No, vabbè. Fred non ha il voto. Comunque, unica. Certo, Fred ha cose più importanti di cui occuparsi. Meglio passare alla seconda hit. L'incendio. Fede ci scrive, un'altra cosa che fa incazzare Benji è paragonare le sue canzoni a quelle di Justin Bieber. Una volta finito il brano, quali saranno i commenti? Allora, raga. Sembra Bieber tipo... Forse dopo anche te. Bieber 2 anni dopo. Esatto. Secondo me mi potrebbero rompere le palle. Per il titolo? Perché sembra Bieber. Ai, Benji ha raggiunto il limite massimo di sopportazione. E guarda caso si ricorda improvvisamente che gli scappa la pipì. Raga, io devo andare in bagno un attimo. Scusate. Andate in bagno un attimo. Le prime due me li sento subito tantissimo. Beh, direi proprio di no. E non dobbiamo far figure di merda che sembriamo che sorprendiamo. Preferisco, diciamo, ok, educati, sempre a posto, ok, ci accettiamo prima di tutti. Giusto. Poi, mentre Benji va in bagno, Fede rientra in studio e conferma ai suoi amici che il loro piano sta funzionando alla perfezione. Controllare così. Quando torna Benji, si riparte con un bel incoraggiamento. Dai, i prossimi saranno meglio, dai. E allora passiamo alla terza canzone. Vai. Dagli appunti di Fede, su Da Grande ci sono le voci dei bambini che fanno coro in tutta la canzone. Ben è straorgoglioso di questa cosa. Lo saranno anche i suoi amici? Il pezzo è bello. Le voci dei bambini rendono un po' tutto zecchino d'oro, secondo me, all'inizio. No, più che altro che farà culo a te. Ma no, raga, ho pensato, cioè... Mi ci metto in mezzo io perché gli ho...
Sempre colpa mia. Sempre colpa mia. Le cose brutte sono quelle che c'ho le sue. Povero Benji. Anche i suoi coretti con i bambini gli hanno stroncato. Non riesce nemmeno più a parlare. E infatti è Fede che lancia la prossima canzone. No, possiamo sentire niente di speciale. Figo qua? E qui Benji realizza che forse la sua canzone è davvero niente di speciale. E infatti, oltre a Fred, anche Rocco se ne sbatte e si mette a giocare al cellulare. La situazione è assurda, forse troppo. A gesti fa segno a Fede che per lui può finire qui. Questo è troppo. Benji ferma la musica. Mi ha messo contro voglia. Come? Avevi visto il telefono e mi ha fatto sentire il pezzo. Non so, sto ascoltando, però... Ah, cioè. Sembra che siete venuti contro voglia, ragazzi, nel senso... Ma figura, noi li abbiamo invitati perché siete i nostri amici, cioè, nel senso... Non stai scherzando, bro? Io mi sono fatto... Cioè, noi ci siamo... Ci abbiamo lavorato un tot. Io devo due di quell'acqua e devo tornare in bagno, scusate. Ecco che Benji si ricorda di nuovo che gli scappa la pipì. Mi dispiace dirti. Ma no, devo andare veramente in bagno. Non è che sono preso male, non è che vado a piano. No, non immaginavo. Devo andare in bagno. E subito dopo, Fede lo raggiunge, anche lui molto preoccupato. Ma mi stanno lavando di paranoia adesso. Anche io sono in paranoia, sono teso, frate. C'ho il cuore, mi va a mille, da una settimana non dormo la notte, non ci sta a sentire queste cose. Uno, tipo se ci sentono discutere, litigare. Due, è brutto che tu vieni qua quando vengo di qua perché sembra che io non sia andato perché sono incazzato. Tanto lo scherzi, però. No, sono un po', non è che sono incazzato, sono preso male, però frate, mi sta sul cazzo l'opinione, ma come ci può stare che mi sta sul cazzo che... mille altre cose, ma cioè poi fai sempre il disco della merda, però frate, se facciamo vedere che siamo presi male, frate, però poi fide niente, frate. Vede rientra in studio e comunica ai suoi complici che Benji è cotto a puntino. Sto attento a non ridere, non faccio una figlia a guardarlo negli occhi. Finalmente torna anche Benji e si può ascoltare la prossima canzone. Si chiama Moscow Mule. Moscow Mule è la canzone che Benji e Fede hanno scritto con Rocco Ante. Una volta terminato l'ascolto del brano, cosa ne penserà la nostra giuria? Pagliarulo, c'è sta roba qua. Ma come? Fred se ne va? Ma sta andando, però. Sta andando? E gli altri? Mi guarda un passaggio. Ma come un passaggio? E il disco di Benji e Fede? Frate, ti vedo preso male, non devi. Oh, non t'abbatte, non ti sembra che ho preso male. Vedete qua, ho messo di merda, una spalla uscita. Ma spaccherà uguale, sicuramente. Ho capito, spaccherà uguale. Adesso mi tocco le palle, frate, toccati le palle, toccatevi tutte le palle, non è che spacco uguale per forza. Prima di abbandonare il suo amico, Rocco ci tiene a fargli sapere un'ultima volta il suo parere sul disco. Comunque voto complessivo, media dei pezzi per me. Non lo voglio sapere. 5.5. No. Adesso tocca a Fede, rimasto solo con Benji, rigirare il coltello nella piaga. Abbiamo fatto un disco così di merda, fatto? Secondo me no. Abbiamo fatto un disco di merda, basta questa storia. Ma no, cavolo. Cioè, sembra che si stati canzoni di merda. Cioè, no, singolo, se devono venire per stare mezz'ora, frate, e poi andarsene così... Anche no, abbiamo imparato una cosa, non abbiamo mai fatto un ascolto, non lo facciamo più. Ah, ok, adesso è colpa dell'ascolto. Frate, cioè, ha messo ansia anche a me, frate, cioè, l'ansia prima, c'ho il cuore che mi sta facendo così. Mi tremo le mani. Oh, un bel abbraccio di incoraggiamento. La prova è stata dura, ma almeno è finita. O forse no. La persona che ha suonato il campanello è Max Brigante, famoso speaker radiofonico. Anche lui è qui per ascoltare il disco. Purtroppo per Benji, però, Max è nostro complice. Anche con Max si ripropone la trafila dell'ascolto dell'intero album. Figo. Lo speaker, a differenza degli altri ragazzi, sembra molto soddisfatto delle canzoni. Più passa il tempo, più Max sembra convinto di quello che sta ascoltando. Ah, mi piace molto questo pezzo. Ad un certo punto però gli squilla il cellulare. No, ti avevo scritto se riuscivi a chiamarmi fra... Il DJ si chiude a parlare nella saletta di registrazione a fianco a quella dove sono i ragazzi. Nonostante abbia chiuso la porta alle sue spalle, dalla sala dove è seduto Benji si può sentire benissimo tutto quello che dice, perché l'interfono è rimasto aperto per errore. No, sentivo il telefono ma stavo facendo un'altra cosa, non ho lasciato la radio per venire a sentire il disco di Benji e Fede. Cioè, ero un po' nel momento anche di imbarazzo con loro quando mi hai chiamato, ci ho messo un attimo. No, imbarazzo perché il disco è brutto. Ma siccome si chiude qua? No, come no, frate, mi sono rotto le spalle. Non è neanche toccato. Voglio sentire. Ci fa ridere, frate. No. Voglio sentire. Ma se più non se ne accorge? Si è più attaccata a mixer. Si è più attaccata a mixer. Sta zitto. È proprio brutto. È come se avessi assistito a un funerale. Il funerale di Benji e Fede, solo che sono miei fratellini e mi dispiace molto. Dai, chiudi tu. Benji abbassa l'audio della telefonata.
Fede invece vuole ascoltare. Però non lo sai quello? Ma che cazzo fai? Uno al telefono, che cazzo vuoi ascoltare? Ho capito, raga. Però sapete, non c'è di più un cazzo. Non è vero, un cazzo, frate, per piacere. Non abbiamo 2 anni, frate, non voglio parlarne. Non abbiamo 2 anni che dobbiamo sentire. No, un secondo. Ok, sta zitto. Ma come? Non eri tu che non volevi ascoltare? Sono delle cose tremende. Sono dei bambini che fanno i cori, una roba, cioè che i bambini dovrebbero chiamare il telefono azzurro. Ma i cori dei bimbi. Sì, ancora loro. Forse è il momento di ricordarsi che ti scappa la pipì. Io vado in bagno. Cori dei bambini. Dai. Ma sono quelli i problemi della vita, i cori dei bambini, farmi. Uscito in corridoio, Benji scatena la sua rabbia contro l'incolpevole muro dello studio. Quanta violenza! Poi, per mascherare il nervosismo, rientra e si mette a strimpellare una chitarra. Ma la musica dentro la stanzetta dove è chiuso Max non è affatto cambiata. È brutto perché è banale la scelta dei suoni, è banale. Voglio vedere la quinta volta il telefono, non mi piace. Eh già, purtroppo non è ancora stato posto un limite al numero di volte che si può infamare un disco telefonicamente. A questo punto, Max rientra facendo assolutamente finta di niente. Per noi è giunto il momento di un'ultima bastardata. Rocco Hunt invia a Fede per errore un messaggio vocale diretto alla sua casa discografica. Un messaggio nel quale vuole addirittura bloccare l'uscita del loro disco. Ma non l'ha appena girata per caso? Insomma, il disco uscirà fra una settimana, ma si può bloccare? Fammi sapere. Addirittura bloccare il disco? No, vaffanculo. Benji è distrutto. Forse è ora di intervenire. È un fottuto scherzo delle iene. Benji, allora? Tu sei un maledetto, vendicati! Spacca il culo sto disco, dai! Dai, bello no? 5 e mezzo!